Chi sono? Da dove vengo? Dove vado? Sono Giacomo Emanuele, produttore di miele di Apenera Sicula, presidio Slow Food. La mia è stata una passione che è nata sin da bambino quando vedevo un anziano che andava a raccogliere le api, nella fattispecie un mio bisnonno e anche il fratello di questo mio bisnonno, che avevano praticamente dei cupigliuni, come si chiamavano dalle nostre parti, di api. Ed erano fondamentali perché erano l'unico apporto zuccherino che esisteva nelle nostre famiglie fino a qualche decina di anni fa. Avevano questi ricoveri per le api improvvisate in ogni zona della Sicilia, così come in ogni zona del mondo. Alla fine si utilizzava quello che più era a buon mercato sul territorio. Qui su Nebrodi abbiamo tantissimi sugheri, il sughero si prestava a fare dei ricoveri per le api, perché in effetti svuotandolo del tronco, la parte che rimaneva esterna, che è tra l'altro isolante e ha delle caratteristiche anche di leggerezza non indifferenti, veniva utilizzata per creare esattamente questi ricoveri. E venivano all'interno messi degli sciami che venivano catturati in natura di anno in anno. Questi sciami cominciavano a costruire la loro brisca all'interno dell'alveare e per me era bellissimo poter osservare questi signori anziani. Immaginatevi, già da bambini, vedi delle figure che ormai entrano quasi nel mito, vestiti di tutto punto. Sono emozioni che rivivo anche adesso ricordandole, ce l'ho ben scolpite nella memoria. E arrivavano facendo del fumo, con del cartone, con della paglia, con qualcosa, era un momento di festa in ogni caso, si ci avvicinavano a questo cupiglione, levavano il coperchio di sopra e l'unica protezione che allora avevano era magari un sacco di juta, semplicemente con la reticella del setaccio recuperata, quindi del crio, in faccia per poter vedere ed evitare qualche puntura esattamente nel viso, e poi calavano con la mano, estraevano questa brisca che gocciolava di miele tutta attorniata di api, e la prima cosa che poi facevano era quella di non resistevano neanche alla tentazione, quindi la prima cosa che si faceva era quella di alzarsi immediatamente quel sacco e mangiare api, miele, cioè era la qualsiasi, perché era talmente alta l'adrenalina che ne veniva fuori, che era veramente un piacere, quindi senza curarsi neanche del pericolo. Poi tutto ciò veniva preso, messo in un paniere di vimini, in una cesta, portato a casa, dove c'erano le donne che aspettavano per poterlo spremere, e veniva messo sotto un canovaccio di lino, la cera rimaneva sopra, mentre il miele lentamente gocciolava e finiva in quelli che erano i recipienti di allora, e veniva conservato. E poi quella era la parte, diciamo, zuccherina. Il miele è una sostanza così importante che veniva utilizzata durante tutto l'arco dell'anno. Mentre quando si andava a prendere il miele non si avvicinavano tante persone, quando invece poi il miele era stato raccolto ed era a casa, era festa insomma per tutto il quartiere, perché ognuno poi avvicinava, lo faceva assaggiare al bambino, lo faceva assaggiare all'anziano e così via. Quindi sono delle emozioni che rimangono e che poi ognuno di noi ha le proprie vicissitudini. Avevo scelto di fare altro nella vita, piano piano, eccetera, eccetera, però poi un bel giorno mi sono svegliato e ho detto: no, ma io non mi basta avere semplicemente i miei due alveari per produrmi del miele per me e per degli amici, vorrei poter condividere tutto ciò, tutto questo che ci dà la natura, lo vorrei innanzitutto che non si perda, e quindi è una forma di piacere di tramandare, di avere questa fortuna di poter tramandare un qualcosa anche ad altri, così come ho avuto io quella fortuna, vorrei che anche gli altri ce l'abbiano. Quindi una condivisione sana, piuttosto che condividere soltanto alcuni video più o meno scemi, come facciamo un po' tutti ormai su Facebook. Una forma di condivisione per me sarebbe quella di poter trasmettere un qualcosa di cui per fortuna magari uno è depositario. Ecco, se rimane soltanto per noi non ha senso, è il caso di trasmetterla anche agli altri e di metterla appunto a disposizione, e quindi ho pensato di creare una piccola azienda. All'inizio è stato semplicemente un gioco, oggi mi rendo conto perfettamente che invece è una bella attività che dà delle enormi soddisfazioni, perché poi ti consente di vivere facendo quello che ti piace fare, e penso che sia la fortuna maggiore che si possa avere nella vita. Un signore che aveva molti più capelli di me, o meglio, a lui viene attribuita una frase che è quella che dice che se le api dovessero scomparire, al genere umano restano solo 4 anni di vita.
All'inizio sembrava era Einstein, invece in realtà adesso ci sono stati degli studi fatti in maniera proprio scientifica in cui ti dimostrano che la mancanza di un soggetto impollinatore come le api, di questa sua funzione, di questo suo lavoro, comporterebbe la scomparsa di circa il 70% delle specie della flora che esiste sulla Terra. Se tanto mi dà tanto, è chiaro che mancanza di flora, a sua volta mancanza di fauna, eccetera, eccetera, la vita diventerebbe invivibile sul nostro pianeta. Abbiamo avuto delle avvisaglie adesso, al di là delle battute o altro, cioè in alcune regioni della Cina che erano vocate per la coltivazione del pero, a furia di fare trattamenti sul fiore del pero, quindi in piena fioritura, per evitare tutta una serie di parassiti, chiaramente ci andavano le api ad impollinare, e quindi, visti questi copiosi trattamenti, c'è stata una moria praticamente di api enorme, fino al punto nell'arco di 4-5 anni che in quella zona non ci sono più api, completamente. Chiaramente le multinazionali proprietarie dei terreni, di questi ettari di terreni coltivati soltanto a pero, non possono perdere una pianta su cui hanno fatto degli investimenti, non si possono permettere che non fruttifichi durante l'arco dell'anno. E allora si sono inventati il sistema, che è un po' quello che facevano in alcune parti, in alcune zone anche della Sicilia, i nostri nonni, che era quello di prendere il fiore maschio dalla zucchina per andare ad impollinare i fiori femmini della zucchina. È la stessa identica cosa, sembra un paradosso, ma sta succedendo oggi, nel 2016, nel 2017, da ormai più di 10 anni in questa regione della Cina, perché ci sono le persone che al mattino si svegliano, vanno a confezionare delle bustine di polline, con un lavoro enorme e certosino, e poi ognuno si mette con una pompetta e va ad impollinare fiore e fiore. Ecco, guardare questo video, che tra l'altro gira parecchio sui social, se uno sa che cosa sta accadendo, sinceramente è deprimente. Allora, le api non sono tutte gialle, non sono tutte nere, non sono tutte gialle e nere, ci sono degli ecotipi che si sono sviluppate, si sono radicalizzate in un territorio piuttosto che in un altro. Qui in Sicilia abbiamo avuto la fortuna di ritrovarci un insetto un po' particolare, che sembra che arrivi da Cipro per certi aspetti, dall'Africa per altri aspetti, da un'ape presente già sulla nostra isola per certi altri aspetti. Comunque, fatto sta che da qualche migliaio di anni ci ritroviamo ad avere questo essere, che è qualcosa di spettacolare, perché è radicato realmente nel territorio e, come si suol dire, o porco un taso zimma face gran cose, quindi chiaramente quest'ape nel proprio territorio ha le caratteristiche tecniche, diciamo così, per poter cogliere appieno e per poter usufruire appieno di tutte le potenzialità che il territorio esprime. Se è vero come è vero che se vuoi assaggiare un territorio, non basta assaggiare soltanto un vino, non basta assaggiare soltanto un olio, non basta assaggiare soltanto un formaggio, qualsiasi altra cosa che ti dà, la summa, il profumo, l'odore di quel territorio, sicuramente lo dà il miele di quel territorio. In Sicilia ci sono temperature che vanno da sotto zero a 45 gradi, c'è un'ape che va bene per tutto questo, diciamo, sbalzo di temperatura. C'è un'ape che è abituata a lavorare a 40 gradi, così come è abituata a lavorare a 7-8 gradi, dove non è un gran lavoro ma si mantiene in un determinato modo. C'è un'ape che riesce a cogliere appieno delle fioriture che sono presenti e che ha, dicevo, anche una conformazione tecnica tale da poter suggere il nettare da alcune piante dove altre api con la ligula un po' più grande non riescono praticamente a suggere. Ha una produttività che è sicuramente inferiore su un'unica grossa fioritura, ma ha una produttività maggiore perché fa diversi tipi di miele, cioè magari a parità di condizione un'ape nera sicula con una licustica, una caucasica, una carnica, una Buckfast, che poi neanche una razza è la Buckfast, ma comunque un metodo di selezione di api, e allora se le mettiamo tutte e quattro, tutte e cinque vicine, probabilmente su un'unica fioritura ci sarà qualche altra tipologia di api che magari ti fa quei 10 kg di miele in più. Però la fioritura successiva, mentre la sicula rimarrà sempre stabile e farà il suo quantitativo di miele, ammesso che tu le altre le trovi ancora vive, perché a queste dobbiamo fare pure dei trattamenti, tra l'altro piuttosto invasivi,
non è detto che facciano nuovamente del miele. Quindi alla lunga, nel computo complessivo a fine anno, io mi ritroverò ad avere una sicula che magari ha fatto 10 kg di arancio, 10 kg di acacia, 10 kg di castagno, 10 kg di millefiori, 10 kg di nespolo, per dire, e arriverò a 60-70 kg, mentre magari un'altra tipologia di api mi ha fatto 20 kg, quindi apparentemente di più, di arancio, ma solo di arancio, e 20 di castagno, ma si è fermata a 40. Ho buttato dei numeri a capocchia, ma se vogliamo entrare nello specifico lo potremmo anche fare. Alla fine, ripeto, il quantitativo complessivo durante l'arco dell'anno non solo forse è maggiore quello della sicula, ma sicuramente è differente, ed essere differente significa che ha rispettato ancora di più la biodiversità e che ha contribuito ulteriormente a tenere in vita tutta una serie di piante che altrimenti rischierebbero di non essere più presenti. Io mi accorgo che l'interesse da parte dei bambini c'è l'interesse anche da parte delle persone più grandi, degli adulti, però ogni qualvolta che si cerca di espandere, di fare associazionismo, di fare qualsiasi cosa, ci si scontra con delle realtà burocratiche. Dispiace dirlo, ma so che sfondo delle porte aperte. Cioè, la cosa che veramente fa arrabbiare, siamo in un posto bellissimo, è da 7 anni, 8 anni che continuiamo a ripetere che siamo stati attaccati dalla vespa che distrugge il castagno, eccetera, eccetera, non si fa nulla per tutelarlo. Ogni volta per me sono pugnalate quando vedo ogni anno, di volta in volta, sempre più castagni secchi che stanno scomparendo. Cioè, di sto passo, fra 10 anni io qua verrò nel deserto. In attesa che vengano delle generazioni che sappiano riappropriarsi di quello che noi stiamo cercando di mantenere in vita, perché possono avere nuovamente un risvolto di forza e di vitalità e soprattutto di industria che, credetemi, una volta c'era e che non so perché, ma le nostre generazioni l'hanno buttato al vento, però ha una potenzialità enorme, non soltanto nell'ambito dell'apicoltura, ma anche nell'ambito dell'agricoltura. Forse dovremmo occuparci un po' più del nostro territorio. Abbiamo un tesoro, cerchiamo di valorizzarlo, smettiamola di nasconderci dietro la crisi o non ci sono fondi o non c'è questo, non c'è quell'altro, basta poco, non abbiamo bisogno di soldi, abbiamo bisogno semplicemente di essere valorizzati e aiutati in quello che si fa, e già sarebbe tantissimo non essere ostacolati. Gli auspici per il futuro, è una bella domanda, vorrei che non si perdessero quelle che sono le nostre caratteristiche, le nostre peculiarità di agricoltori, di gente che è abituata a lavorare nella terra, perché con la terra. E vorrei che fossimo meno invasivi possibili, vorrei che avessimo la capacità di fare meno danni possibili. Alla fine, come ha detto qualcuno, siamo semplicemente dei tenutari di un qualcosa che dovremmo trasmettere agli altri. Sembrerà banale, ma in questo momento dobbiamo accontentarci di fare meno danni possibili in attesa che nuove generazioni sappiano sfruttare e valorizzare al meglio quello che realmente hanno. Quindi forse noi dobbiamo limitarci a fare meno danni possibili, già sarebbe un grande obiettivo.